arrivata l'ora di alzarsi. Che bella dormita! Ho i capelli tutti intrecciati. Qua ci vuole il pettine. Au! Con calma, pettine! Ah, molto meglio! Un'occhiatina allo specchio? Oh sì, stamattina sono uno schianto! Tesoro, come sei bella! Oh, grazie, mamma! Eccoti la colazione! Che bontà! La colazione è il mio pasto preferito! Il pane è un po' duro. Mi accontento di un sorso d'acqua, allora. Ah, che bella dormita! Si dorme bene sotto ai soldi? Dove sei? Ho bisogno d'affetto. Tieni, coccolami. Ok, sei molto carina. Ah, mettici dell'impegno. Tieni altri soldi. Oh, sei un tale tesoruccio, così bella! Tempo scaduto. Sul serio? Meno male che sei mia madre. Questi bastano a comprare un po' d'affetto? Vediamo. Oh, sì, la mia bellissima bambina! Oh, salve, zombie ricca! Metti giù il braccio, ok? Tutto qui? So che puoi fare di meglio. Ecco, molto meglio, grazie. Ok, ora aspetta, ci vorrà un momento. Oh. Oh. Zombie felice di prendere tuo cervello. Bel cervello, zombie al settimo cielo. Mio cervello da zombie non è tanto grande. Oh, grande idea! Metto cervello nuovo nella testa di zombie! Ecco, nuovo cervello è meglio dell'altro! Zombie sa fare i calcoli adesso! Bel cervello nuovo era quello che ci voleva! Zombie odia andare alla lavagna! Ah? Ma cosa c'è sulla cattedra? Risposte! Zombie ha idea geniale! Occhio zombie aiuterà con i calcoli! Occhio vedrà tutte le risposte! Zombie avrà massimo dei voti! Oddio! Ma che cos'è? Ho un occhio sulla cattedra! È proprio un occhio! Ma da dove è arrivato? Oh no, prof, a mio occhio! Ha un bel profumino, però sarà un dolcetto gommoso. No! Come sta il mio bebè? È stata una lunga giornata, a dormire. Oh, così non sto comoda, però. No, nemmeno così. Ci sarà pure una posizione comoda per dormire. Oh, pensiamoci su. Ah, ci sono! Qui ci sarà qualcosa che posso usare. No, questo no. Qui c'è solo spazzatura. Oh, ecco questo copertone, forse. Devo solo portarlo in casa adesso. Rieccomi, e ora posso dormire. Ah, sto comodissima. Buonanotte, piccolino. Oh, stupido cuscino, così scomodo. Tu, fa qualcosa. Provi questo. Scherzi, somiglia al mio cane. Ah, che stupida sono, scusi. La mamma non è arrabbiata. Rilassati. Questo andrà bene, è d'oro tempestato di pietre preziose. Fa al caso mio, sembra comodissimo e costosissimo. Sì, può andare. Perfetto, signora. Finalmente posso dormire. Qualcosa mi fa male. Dai, davvero. Sono le gemme, sono troppo appuntite e nemmeno vengono via. Voglio solo dormire. Dammi il martello. Non vorrei farlo, ma non ho scelta. Oh, non si staccano. Non mi resta che distruggerlo. Ma che è successo? Meno male che ho i miei dipendenti. Certo che sei scomoda, eh? Ammorbidisciti un po'. Chiedo scusa. Cerco la posizione giusta. Ferma lì. Il film non è mica gratis, sai?
Certo, solo un attimo. Mi prendi in giro? Non accettiamo spiccioli qui. Deve esserci qualcosa che posso fare. Forse la mia corona? Sì, come no. Una corona di carta. Devi pagare con soldi veri. Che spasso! Non ci credo, lo ha fatto davvero! Ho il mal di pancia dalle risate! Alt! Ingresso a pagamento qui! Oh, che noia, i soldi, tieni! Ok? Ma che cosa c'è qui dentro? Non ci credo! Lingotti d'oro! Oh! A quanto pare la sala è tutta per lei stasera. Questi invece vengono a casa via con me. Popcorn, prego. Che bontà. Posso poggiare i piedi e rilassarmi anche? Ah, mi vanno i capelli sul viso. Mi sa tanto che ho bisogno di un fermacapelli. Ne avrò uno in tasca, magari? Oh, ma guarda, ho una gomma! La giornata comincia alla grande! Cosa c'è di meglio di trovarsi in tasca delle vecchie gomme? Ehi, posso averne un po'? Certo, ecco a te! Ehi, a quanto pare hai delle gomme? Certo, ecco un pezzo anche a te. E uno a te. E un altro per te. Ah, possiamo finalmente goderci le nostre gomme. Ok, tutti pronti? E via, mastichiamo! È buonissima! Ha una macchia sul mio giacchetto. Ah, e va bene, me lo tolgo e basta. E adesso che mi metto? Quello lì? No, forse una cosa più sobria. Sì, scelta perfetta. Oh, ho qualcosa in tasca. Oh, chiaro, soldi. E in quest'altra? Ma guarda, altri soldi. Posso lucidarmi le scarpe adesso? Oh, tocca a me raccogliere quei soldi. Oh, se ne sono andati tutti? Perfetto. Oh, sei qui. Il menù, signorina. Quante cose buone. Che prezzi, però. Quanti soldi ho con me? Oh, che pena. Sai una cosa? Voglio questo. Porridge? Ok. Ah, mi mancava questo posto. Oh, è Annie. Ma quanto è bella! Ah! Ciao! Che bello rivederti! Abbiamo un sacco di cose da raccontarci. Non hai idea? Dio, ma che vuole questa stracciona? E guarda che capelli! Ma chi sei tu? Cosa? Sono io, Kate! Siamo migliori amiche, vedi? L'hai fatta con Photoshop, quella? Mi stai mettendo paura! Annie, aspetta! Ma che cosa l'hai preso? Questa serata è un vero incubo. Il suo porridge? Buon appetito, miss. Non sembra un granché. Dov'è il condimento? Sul menu era diverso. Capisco. Vuole qualche condimento? Ecco. Contenta? È incredibile. Però devo pur sempre mangiare.
Non ha un bell'aspetto. Il sapore è anche peggio. Ma forse posso fare qualcosa. Devo solo fingere che sia un delizioso hamburger, giusto? Con tantissimo formaggio e della carne succosa. Funziona. Oh, il mio preferito. E che salsa divina. La cena più buona di sempre. Ok, forza, un bel respiro. So che posso farcela. Devo solo scegliere quella giusta. Tutto qui. Ehi, che maniere. Ambarabacci ciccocco. Va bene, questo qui allora. Speriamo di aver scelto bene. Meno male, c'è la spunta verde, sono salva. Ok, forza e coraggio, scegliamo la prossima. Ancora questa qui, mi sento fortunata. Il mio sistema è infallibile, supererò la prova. Ma come una X? No, 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 non posso crederci! Questo gioco non è divertente. Ok, calma, so che posso riuscirci. Visto? Le prime due sono facili, so già quali devo scegliere. Adesso però... Non fermarti, avanti, scegli! Ok, scusami, vado avanti. Mi serve subito aiuto. Qualcuno col sesto senso. Oh, mi stanno chiamando! Hello? Aiutami, non so quale casella scegliere! Oh, capisco. Un attimo solo che controllo le carte e te lo dico. Molto bene, molto bene. Interessante. Ho consultato le carte, scegli quella a destra. Destra va bene, sceglierò quella. Speriamo bene. Ragazzi, ho i nervi a fior di pelle. Sì, ce l'ho fatta! È una spunta verde! Grazie mille! Ok, e dopo quale devo scegliere? Ok... di nuovo a destra. Bravissima, mi fido. Sì, le carte avevano di nuovo ragione. E adesso quale devo scegliere? Sempre a destra. Ho superato la prova e nessuno mi ha schizzato in faccia, sì. È fantastico. E guarda quanti soldi. È incredibile. Un'altra cliente soddisfatta. Bel lavoro, tarocchi. Zombie deve fare video. Salve fan adorati, oggi cuciniamo da zombie. Naturalmente cuciniamo cervelli. Ci servono banconote e forbici. Con banconote zombie condisce cervello. E adesso grattugiamo lingotto d'oro. Polvere d'oro su ricetta di zombie. E un po' di occhi teneri e gommosi. Mano a forchetta, zombie vuole cervelli. Preso! Del ratto succulento. Zombie vuole anche ragno. Ma cosa c'è qui? Wow, soldi! Facciamo che zombie li prende. E che altro c'è? Cereali! Servono un po' di vermetti buonissimi. Zombie ha bisogno di proteine, un po' di vermetti con ratto e di ragno con cereali. Oh sì, cereali con insetti ancora più buoni! 1 minuto e 20 secondi, il mio nuovo record di apnea. Come sto? Sei perfetta, scatto qualche foto per il tuo Instagram, mettiti in posa. Ecco così, aspetta, ancora un paio? Qualcuno non è tanto fotogenico, mi sa. Come? Dai, prova da un'altra angolazione. Sarà? Magari hai ragione. Attenzione! Oh no, si è bagnato il telefono! Forse se ci soffio sopra... Vediamo... Non voglio rompere il telefono. Ma forse ho la soluzione proprio qui! Metto il bicchiere vuoto nella piscina.
e il mio telefonino dentro il bicchiere, poi lo spingo giù. Adesso ho una fotocamera subacquea e il telefono è al sicuro. Queste sì che sono foto. Wow, mozzafiato! Oh, grazie, che bel regalo! Ma che roba è? Oh, è che... pensavo... Tieni, prendila tu. Adesso sparisci, non voglio più vederti. Vai! Puoi tenerti la torta. Oh, va bene, grazie. Wow, questa torta è farcita di soldi! Ancora e ancora! Non ci posso credere! Ma cosa? Li voglio io quei soldi! Sono ricca! Che meraviglia! Oh, se n'è andata! Ma c'è un'altra torta! Su, dai, troverò dei soldi anche qui! Nulla! E ho anche le mani sporche! Meno male, Annie non c'è! Devo fare in fretta! Nessuna traccia di lei! Molto bene! Blocco la porta con la scrivania! La prudenza non è mai troppa! Quanto pesa! Resta qui! Oh, metto anche questa sedia! Ora ci siamo! Quanti bei soldini! Devo metterli nel mio salvadanaio! Annie non lo scoprirà mai! Tu dici? Posso stare tranquilla! Sul serio! Ciao, Gabi! Grazie per avermi portato quei soldi! Me li prendo io! Ho fatto tombola, eh? Mettiamo mano ai soldi adesso! Divertente! Wow, quanti soldi! Sono ricca! I miei soldi me li ero guadagnati! Beh, bisogna condividere! Ho speso bene i miei soldi! Questa sì che è vita! Non penserai di farla franca? Ridammi i soldi? Va bene! Tutto qui! Hai speso tutto! Sì, e lo rifarei! Ne valeva la pena! Benvenuta nella nostra boutique, cerchi qualcosa in particolare? Oh, con quell'abito saresti assolutamente uno spettacolo! Ok, lo prendo! Mi servirebbe anche un vestito più corto! Questo magari! Che altro? Sai che ti dico? Perché star qui a perdere tempo, li prendo tutti! Ok, perfetto! Impacchettameli, grazie! Chissà che altro hanno, vediamo! Quelli sembrano carini! Prendo quello, quello e anche quello. Ah, ecco le mie buste, bene. Adesso vado, anzi, a dire il vero, anche il tuo completo è molto carino. Ma sì, prendo anche quello. Grazie, arrivederci. Ma che cosa è successo ai miei vestiti? Sì, qualche soldino. Via con lo shopping, ragazza. Che cosa abbiamo qui? Un intero cesto di vestiti, sì! Ah, non vedo l'ora di comprare qualcosa! Oh, scusi, rimetto tutto a posto. Oh, che carina questa! Oh, anche questa! Adoro il rosso! Quale scelgo? Ho abbastanza soldi per prenderne solo una. Ok, rossa sia. Ho una maglietta nuova! Adoro indossare abiti nuovi a scuola. Ehi, Annie! Guarda la mia nuova maglietta, ti piace? Che c'è? L'hai presa al negozio di seconda mano? Non mi dire, l'hai davvero comprata lì? Che c'è di tanto divertente? L'etichetta! Oh! Devo toglierla prima che qualcuno la veda. Perfetto. Ok, via l'etichetta. Adesso nessuno saprà quanto mi è costata.
Davvero? Non riesco a credere a quello che hai combinato. Ma che ci trovi di tanto buffo? Adesso la tua bella maglietta di Scout ha un bel buco. No, cavolo! Si è rovinata! Caro amico maglione, mi serve il tuo aiuto. Oh. Annie adorerà questo biglietto di auguri. Un altro cuoricino qui. Vediamo, quanti soldi le regalo? È il suo compleanno, meglio abbondare, no? Oh, sta arrivando! Devo nascondere tutto! Ehi, Kate! Grazie per avermi aiutata con questa festa! È un bigliettino per me! Sì, è per te! Wow, quanto è carino! Oddio! Quanti soldi! Buon compleanno, Annie! Oh, Katie! Sei l'amica migliore del mondo! E se lo dici tu? Oh, questo meglio lucidarlo. Un messaggio. Ma è in anticipo! Ciao, ti ho portato questi fiori. Wow, che belli, grazie! Oh, un'altra cosa, aspetta. Oh mio Dio, oh mio Dio! Oddio! Ti piace? L'ho scelto apposta per te. Grazie, sarò una sposa bellissima! Sì, lo voglio! Ehi, ma è una tazza! Con il manico ad anello! Ma che cosa... Che cos'è? È che ci piace bere il caffè insieme, no? Ma... Ah, buonissimo, vero? Sì, certo. Ah, com'è bello decorare la culla! Yuhu! Ecco la giostrina! È orribile non farmela vedere mai più! Aspetta, puoi usare questo? Ecco la nuova giostrina! Così va molto meglio! Smartphone costosi e soldi! Il mio bambino lo adorerà! Io di certo! È veramente super lussuosa! Spostala un po', perfetto! Le mie amiche moriranno di invidia! Ops! Oh no, speriamo non si sia rotta! Accidenti, non ci voleva, è distrutta! Con cosa giocherà il piccolino? Oh, come soffro! La mamma non vede l'ora di conoscerti. Vediamo intanto che posso regalarti. Wow, guarda qui! Giostrine scontate! Sono così carine! Però costano troppo. Oh, ciao papà! Stavo guardando delle giostrine per la culla. Fammi vedere! Sembrano belle! Lascia fare al tuo vecchio! Papà, torna qui! Beh, almeno ho i biscotti! Guarda cosa ho per te! Oh, papà, non dovevi disturbarti! Sul serio, non dovevi! Figurati, a dopo! Quanti anni ha questa roba? Speriamo non ci siano ragni! Ma che posso fare? Ci sono! Mi servono questi biscotti! Ma la mamma non vuole mangiarli! Prima di tutto sbarazziamoci delle ragnatele! Che carina! È deliziosa! Il mio bebè la adorerà! È venuta anche meglio di quanto pensassi! Guarda mamma che cosa ha fatto! Ripassiamo un po'! Oh, ciao! Guarda chi ho portato! Un cagnolino, posso accarezzarlo? Ma certo, adora le coccole. Ma che bel pelosetto! Sei proprio adorabile. Ciao a tutti. Ciao. Sono uno schianto. Che vuoi? Spostati. No!
Guarda, ti pago se cambi posto. Non se ne parla. Ok. Oh, che bel cagnolino. Ma chi si crede di essere? Mi fa infuriare. Ehi, mi sono proprio sfogata su questa merendina. Aspetta. Vuoi tenerlo in braccio? Certo. Ah, so io come riprendermi il posto. Ho un piano. Taglio via questo pezzetto dalla confezione e schiaccio tutto sul suo quaderno. Ecco. Sei il cagnolino più bravo del mondo. Oh mio Dio! È il cane peggiore del mondo! Ha funzionato! Devo eliminare le prove. Eccomi, bravo cagnolino! Che noia! Quanto mi annoio! Oh, il telefono! Mi aiuterà a passare del tempo. Facciamo qualche selfie. Questo farà scalpore sui social. Il trucco non sta bene con questa luce. Sistemiamolo. Ritocchiamo l'illuminante e ordiniamo i capelli. Ok, così è a posto, via. Molto meglio. I miei follower adoreranno queste foto. Sono proprio carina oggi. Ah, no, non va ancora bene. Ma so io che ci vuole. Ecco, vento nei capelli per una foto più affascinante. L'effetto che volevo, sì. Ma che cosa? Il vento deve spostarmi i capelli all'indietro, stupido! Scusa, scusa, colpa dell'asciugacapelli. L'ho sistemato. Va bene, riproviamo. No, stop, ho un'idea migliore. Coriandoli! Oh sì, per una foto perfetta. Wow, davvero geniale! Voglio provarci anch'io. No, a lei i coriandoli, a me la spazzatura. Ok, ci riprovo. Mi serve aiuto con i capelli e il trucco. Non lavoro mica gratis, cara. Tutto ha un prezzo. Certo, prendo i soldi, aspetta. Ma che cos'è? Questi soldi dove sono stati? In lavatrice? Va bene. Non ti muovere, mi raccomando. Sì, adesso via con i selfie. Oh mio Dio, che cosa? Ma che è successo alla mia faccia? Sembro il clown di It. Compito in classe. Oh no, proprio adesso. Non ho tempo per questa roba. Qual è la risposta alla numero 5? Ah, sì, eccola. Riesco a malapena a leggerla. Scusa? Oh, no, prof, non è come lei pensa. Mi hai preso per una stupida. Da qui, forza. Molto bene, ma me ne manca ancora uno, vedo. Oh, che giornataccia. Questa me la segno, signorina. Hai per caso altri assi nella manica? E immaginavo. Non imparate mai voi studenti, eh? Sta ancora urlando? Che succede laggiù? Cos'è? Siamo a scuola o in banca? O forse un regalino per me? Nessuno ci guarda. Li prenda e basta. È un piacere fare affari con lei. Ecco come si prendono bei voti. Brava ragazza. Chi ha i soldi la fa sempre franca. Che succede laggiù? Oh no, niente cibo. Ok, vieni avanti. Niente cibo qui. E la tua borsetta? Ah, ma certo. Vede niente di interessante? Non saprei. Per il suo disturbo. E se le dessi tutti questi? Dici, va bene. Un piacere fare affari con lei. Entra pure. Guarda quante monete. Cosa ci farò con tutti questi soldi? Più soldi, più problemi. No, non per me. Guarda! Qui comando io. Ehi, ti sei addormentata o cosa? Sognavo cosa fare con questi soldi.
Ma non sono neanche veri! Sono cioccolatini! Come hai fatto a non accorgertene? No! Mi ha presa in giro! Non licenziarmi, ti prego! Ricomincerai dal livello più basso, è chiaro? Oh, quanto mi dispiace!